Siamo qui con Giorgio Vitali ai Bagni di Tivoli, e che sembra veramente un bellissimo posto, Diciamo come pure un paradiso un paradiso terrestre terrestre. vicino al classico paradiso terrestre che è stato Villa Adriana, che ha insegnato all'architettura per 2000 anni, ha insegnato a tutt'oggi quelle architetture, soprattutto le architetture dei bagni, delle ville ricche, della sfarzosità, eccetera, da cui ha preso anche ovviamente Villa d'Este, perché non è un caso che sia tutto qua, che moltissimo sia qui. E quindi questi bagni di Tivoli, in queste terme che si chiamano termine delle acque albule, essendo acqua sulfurea, dalle grandi capacità curative, rappresentano effettivamente un paradiso terrestre. Corre voce che Berlusconi, quando era primo ministro, a un certo punto, alla fine di un'intervista, fuori campo, parla della Gerusalemme celeste, ossia che l'Italia sarebbe la Gerusalemme celeste del pianeta. Mi sai dire qualcosa a questo Beh, proposito? questa frase mi stimola tutta una sequenza di pensieri. Il primo pensiero, che è ovvio, che viene in mente alle persone, è il richiamo dantesco, cioè richiamo a una cultura che è la cultura medievale, di cui Dante è sicuramente la sintesi suprema, superiore alle filosofie medievali, pur filosofie di altissimo livello di grandi pensatori. Il primo che mi viene in mente è San Bonaventura, l'altro è San Tommaso d'Aquino, cioè è gente che scherza. Anzi, diciamo che su San Tommaso d'Aquino si è basata tutta la dottrina della Chiesa dal 1200 in poi. A tutt'oggi la Chiesa è pervasa della filosofia tomistica. Quindi, però Dante li supera tutti, a parte per l'afflato poetico, ma per la sua enorme, incredibile capacità di sintesi. Quindi l'idea della Gerusalemme celeste va contrapposta automaticamente al concetto della Gerusalemme terrestre. Essendo la Gerusalemme terrestre, niente po' di meno che Tel Aviv, cioè espressione di una violenta intenzione di dominio mondiale. Laddove la Gerusalemme celeste esprime tutte le virtù che noi possiamo chiamare celestiali, cioè la virtù della bellezza, della sintesi tra bellezza e pensiero armonioso, che fu proprio rivendicato proprio da Giordano Bruno, esattamente 250 anni dopo Dante. Giordano Bruno ha rivendicato gli stessi principi, gli stessi moventi, la stessa filosofia e la stessa modalità di pensare commisto col sentire, un sentire che è percepire e contemporaneamente pensare, quindi elaborare idee e pensieri in relazione a questa enorme capacità di sentire. Non a caso Giordano Bruno è stato bruciato vivo. Grazie.